gialli, no allarmismi, situazione sotto controllo nelle scuole in città. Rapporto disabilità in Toscana, in aumento del 14% gli utenti che hanno ricevuto almeno una prestazione da un assistente sociale. All'oratorio di Sant'Anna l'inventore della carità elettronica, domani sera la presentazione dell'app e del libro. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale parliamo di coronavirus, no ad allarmismi ingiustificati. Anche nelle scuole valgono le stesse indicazioni delle autorità sanitarie, afferma il presidente della provincia di Prato, Francesco Pugelli, medico di professione che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video per far luce sulla situazione. Non c'è assolutamente nessun allarme coronavirus specifico per Prato, tantomeno per le scuole superiori pratesi. A rimarcarlo è il presidente della provincia, Francesco Pugelli, dopo che in questi giorni, nonostante le rassicurazioni che provengono da fonti sanitarie accreditate, si continua a assistere a tentativi di seminare panico e caos. A Prato, ricorda Pugelli, valgono le stesse indicazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e le autorità sanitarie locali stanno diramando per tutte le altre città e che il coronavirus è di gran lunga molto meno preoccupante di altre malattie che sono presenti in Italia, che sono ben più gravi e la cui possibilità di contagio è molto più alta. Una fra tutte la comune influenza che in Italia, da inizio anno, fa sapere Pugelli, ha fatto ben 225 vittime al giorno. È bene rassicurare tutti i pratesi sul fatto che la situazione nelle scuole, ma anche in città, è sotto controllo. Di fatto le autorità sanitarie stanno monitorando costantemente la situazione, ma soprattutto preme ricordare che non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale esiste un sistema di sorveglianza sanitaria messo su dalle autorità scientifiche internazionali, atto proprio a monitorare e tenere sotto controllo le malattie infettive. Pugelli ricorda che a Prato, come nel resto della Toscana, gli studenti che si assentano da scuola devono presentare il certificato solo se il figlio viene mandato a casa con la febbre o altri sintomi influenzali, oppure dopo 5 giorni di assenza. In tutti gli altri casi il certificato non deve essere richiesto. Purtroppo, afferma Pugelli, nelle nostre scuole, sull'onda dell'emotività e dalla paura generata da notizie infondate, ci sono stati casi in cui il certificato è stato richiesto anche dopo un solo giorno. Questo non serve a proteggerci, rischia solo di generare ansie e timori immotivati, aggiunge il presidente della provincia, mettendo in guardia dalle cosiddette fake news che generano psicosi collettive e discriminazioni di vario tipo, collegando strumentalmente le persone di etnia cinese con il coronavirus. Lo stesso Pugelli, medico di professione, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per fare luce sulla situazione. Qualcuno mi ha detto in questo momento: allora la comunità cinese che vive in Italia? Abbiamo detto che la via di trasmissione è quella locale, da uomo a uomo. Non si sono registrati casi primari al di fuori della Cina, quindi in questo momento a rischio sono solo coloro che hanno viaggiato in aereo. Tutti i residenti in Italia hanno il medesimo rischio. In questo periodo la cautela ovviamente è d'obbligo, ma come è d'obbligo la cautela da parte delle autorità sanitarie, è ancora più d'obbligo la cautela da parte delle fonti informative che devono comunicare la notizia solo quando è accertata e parlare di numeri soltanto veri e basati sulle fonti dati scientifiche accertate, e anche da parte nostra, di noi cittadini, informarsi presso le fonti più attendibili. Rallentamento dell'attività di prelievo sangue in tutti i punti dell'azienda ASL Toscana Centro dell'area pratese. Giovedì 30 gennaio sarà installato infatti un nuovo server per le procedure di laboratorio analisi per consentire le operazioni di trasferimento dati e il conseguente test di attività. Il servizio prelievi si svolgerà regolarmente, ma non sarà possibile la consegna del referto in giornata. I pazienti che hanno prenotato telefonicamente il prelievo per terapia anticoagulante sono stati già avvertiti dagli operatori per modificare l'appuntamento. L'ASL consiglia comunque di contattare il proprio punto prelievi per avere informazioni nei dettagli. Venerdì invece saranno effettuati soltanto i prelievi per terapia anticoagulante, le richieste con prescrizione di urgenza. L'attività riprenderà regolarmente da sabato prossimo. L'azienda sanitaria si scusa per eventuali disagi. L'aggiornamento del server consentirà di introdurre miglioramenti al servizio.
È stato presentato il nuovo rapporto sulla disabilità in Toscana. Vediamo cosa è emerso. Sono 238.000 le persone con disabilità registrate in Toscana al 1 gennaio 2018 e di queste 43.900 sono iscritte al collocamento mirato, con saldo positivo fra assunzioni 2.400 e chiusure dei rapporti di lavoro 980. Il dato è stato presentato a Firenze dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi e fa parte del quarto rapporto sulla disabilità predisposto dall'Osservatorio Sociale Regionale. Nel 2018 oltre 24.600 utenti hanno ricevuto almeno una prestazione da un assistente sociale, il 14,3% in più rispetto al 2017. Diceva prima l'assessore che abbiamo speso circa 9 milioni in più di euro per la disabilità l'anno scorso e abbiamo in carico utenze che vanno intorno ai 3-4 mila persone in più. Complessivamente, cosa vuol dire? Che abbiamo dato un tipo di risposta, non è una valutazione di impatto delle politiche, ma una valutazione sui servizi, vuol dire che si è manifestata un'esigenza e c'è stato un tipo di risposta. Insieme a questo abbiamo ancora da migliorare sulla possibilità di inserire al lavoro persone con disabilità, soprattutto con disabilità intellettiva. Cioè abbiamo una crescita sicuramente degli alunni con disabilità presi in carico nelle scuole con gli insegnanti di sostegno, ma su questo possiamo ancora migliorare, forse attraverso un incremento della formazione degli insegnanti, però direi tutto sommato dati molto positivi che collocano su questo fronte la Toscana all'avanguardia nel panorama nazionale. Dal caffè sospeso della tradizione napoletana che prevede di lasciare l'espresso pagato per un successivo ignoto avventore del bar ad un'applicazione per rendere più sicura l'elemosina. Se ne parlerà domani sera alle 21.15 all'oratorio di Sant'Anna con la presentazione del libro L'economia sospesa. Lo ha scritto l'ideatore dell'app Gian Donato Salvia, giovane economista pugliese che ha tratto ispirazione dall'usanza napoletana illuminandola col Vangelo. L'applicazione permette di effettuare in tempo reale una donazione ad una delle realtà Caritas diocesane che hanno aderito al progetto. Gli spiccioli vengono poi trasformati in crediti che la persona assistita può spendere in un esercizio convenzionato attraverso una tessera elettronica. Festa grande alla parrocchia di Maliseti per la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso Presepiando al Catechismo, presente anche il vescovo Giovanni Nerbini. Vediamo. La Sacra Famiglia parla a tutte le famiglie. Era questo il tema della terza edizione di Presepiando al Catechismo, il concorso rivolto ai bambini delle parrocchie pratesi che anche quest'anno ha riscosso grande successo. Qualche numero: 23 i presepi in gara allestiti nell'oratorio della Madonna del Buon Consiglio di Via Garibaldi, oltre 6.000 le persone che hanno espresso la propria preferenza, più di 10.000 visitatori della mostra. Nel fine settimana si è tenuta la grande festa aperta a tutti i bambini del catechismo, durante la quale sono stati premiati alla presenza del vescovo Monsignor Giovanni Nerbini i presepi vincitori. Il primo premio è andato al gruppo di catechismo di Santa Maria della Pietà. Abbiamo vinto al primo posto con il nostro presepe fatto con il sughero e il grammofono. Il grammofono e perché il grammofono? Perché la Sacra Famiglia parla a tutte le famiglie del mondo. È stato molto bello costruirlo in compagnia dei miei amici. Sono rimasto soddisfatto del primo posto perché ci abbiamo messo tanto per farlo. È stata davvero una bella esperienza perché comunque abbiamo usato anche oggetti particolari di uso comune come il sughero. Come gli anni passati i ragazzi sono stati capaci di portare Gesù in mezzo alle strade del centro. In via Garibaldi veramente è stato un luogo molto visitato, e abbiamo avuto più di 6.000 votanti ed è stato bello vedere come i ragazzi impegnandosi, ogni parrocchia veramente si è impegnata, sono riusciti veramente a portare la bellezza della natività nel centro della città. Al secondo posto il presepe di tavola. Qui i bambini hanno sistemato tanti piccoli nuclei familiari creati con i tappi di sughero davanti a Gesù Bambino. Al terzo posto invece si è posizionato il lavoro delle fontanelle con un plastico nel quale un'ambulanza partita dalla Sacra Famiglia interviene in aiuto di incidenti e terremoti. Il nostro presepe l'abbiamo fatto con pezzi di rami e altre cose varie e quello che volevamo rappresentare era l'albero della famiglia. Abbiamo realizzato il nostro presepe con indumenti riciclati.
per esempio i maglioni e tutti i personaggini. Il nostro presepe è stato realizzato pensando a delle famiglie di tutto il mondo e usando dei pezzi di stoffa, poi rappresentando le famiglie in difficoltà. E apriamo adesso la pagina sportiva, iniziamo dal calcio dilettanti, in eccellenza trasferta amara per la Zenit Audax. Nel campionato di promozione invece la capolista Prato 2000 espugna il terreno di gioco della Larcianese, vittoria preziosa anche per il Viaccia, ce ne parla Massimiliano Masi. Si viaggia con il freno a mano tirato, le badesse si confermano capolista ma vengono fermate in casa dal San Gimignano, finisce 1-1 a Marabese, proprio sul gong della partita replica Camilli, secondo pareggio consecutivo per i senesi che adesso hanno solo un punto di vantaggio sulla Sinalunghese che ha regolato in casa per 2-1 la Zenit Audax che ha confermato tutti i propri limiti soprattutto in trasferta. Pareggio anche per il Porta Romana che viene fermato sul risultato di 0-0 dalla Lastrigiana. Partita gradevole giocata sul sintetico della Guardiana, ma le porte rimangono inviolate. Non riesce ad approfittare della situazione il Poggi Monsi che viene fermato sul risultato di 2-2 sul difficile campo del Foiano. La squadra del tecnico Cerasa rimane comunque in piena zona playoff. Finisce in parità lo scontro tra Antella e Signa, decidono due rigori, trasformati da Picchi e Gambini. Partita emozionante tra due squadre ancora ai margini della zona playout. In risalita il Valdarno che supera per 2-0 il fanalino Rignanese e prova ad uscire dalle sabbie mobili della zona bassa della graduatoria. Decidono le reti di Vangi e Bega. Ai margini della zona playoff arriva la Collisana vittoriosa per 4-0 sulla Baldaccio Bruni e anche il Terranova Traiana che regola la Fortis Juventus per 2-0. In promozione impresa del Prato 2000, la capolista è super ed espugna per 4-2 il terreno della Larcianese. La squadra di Simone Sette Soldi vince e dà spettacolo, una capolista davvero in grande spolvero che mantiene un punto di vantaggio sulla River Pieve. Alle spalle del tandem di testa arriva la Sestese che passeggia sul terreno del Ponte Buggianese dove si impone per 3-1. In zona playoff arriva prepotente il Viaccia che supera per 2-0 il Villa Basilica con le reti di Dumbia e Bastoggi, prendendosi anche il lusso di fallire con lo stesso Bastoggi un calcio di rigore. Importante affermazione del Maliseti Seano che centra la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Lammari per 2-1. Santini prima e Cavalieri poi lanciano i pratesi. Una vittoria che consente alla squadra del tecnico Francesco Fabbri di uscire dalla zona playout. Per la serie la domenica perfetta per le formazioni pratesi del campionato di promozione. Tutte vincenti e convincenti! E ancora il calcio, Franklin Cammadua, il nuovo attaccante del Prato, classe 1998. Cammadua ha rescisso il contratto che lo legava all'Alessandria e ha deciso di ritornare al Prato, società nella quale aveva già militato nella stagione 2017-2018. L'attaccante nigeriano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina per poi passare a Cesena e Prato. Acquistato dall'Alessandria nell'estate 2018, ha collezionato 20 presenze e 5 gol in maglia grigia. A Cammadua sarà a disposizione di Vincenzo Esposito. Nelle prossime ore sostituirà nella rosa biancazzurra l'infortunato Fofanà. E adesso il basket. Castel Fiorentino mostra i muscoli e rimanda a battuta la Sibe Prato 77-68. Fin da subito i padroni di casa hanno dettato legge dimostrando che è del tutto meritata la posizione a ridosso della Virtus Siena che guida da sola la classifica di un girone di gold quanto mai avvincente ed incerto con ben 6 squadre in testa raccolte in solo 2 punti. I Dragons incappano così nella seconda sconfitta consecutiva ma mantengono la 7ª posizione in classifica. Appaiate ad Arezzo a cui andranno a fare visita domenica prossima. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e bentrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Un'area depressionaria sul Golfo Ligure determinerà per il proseguo di oggi e per la giornata di domani un intenso flusso di correnti dai quadranti occidentali, decisamente miti ed umide, che interesseranno anche la Toscana. Infatti la previsione per il proseguo di oggi ancora all'insegna un cielo molto nuvoloso su gran parte del centro-nord e andrà meglio al sud
con cielo al più velato. Qualche pioggia ancora possibile sulle zone più interne, in particolare sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia, sul resto della provincia di Lucca e parte di quella di Arezzo. Venti di libeccio decisamente forti sulla costa pisana e livornese, oltre che sulla Versilia e tutte le zone appenniniche. Infatti ricordo che è in vigore un'allerta di tipo giallo per vento e per mareggiate soprattutto a nord dell'isola d'Elba. Per quanto riguarda la previsione per domani, mercoledì, una giornata con maggiore variabilità, anche se ci saranno molte nubi in mattinata, soprattutto al centro-nord, con qualche residua pioggia. Nel pomeriggio qualche schiarita, soprattutto sulla costa centro-settentrionale e sul nord-ovest. Residue piogge potranno interessare ancora la provincia di Arezzo, Siena e parte di quella di Firenze. Temperature domani senza variazione di rilievo, le minime ben al di sopra delle medie stagionali, minime di stampo autunnale, le massime stazionarie o in lieve calo. È tutto, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.